gatto d'oro. E eccoci qui al cazzatone della settimana, cioè chiedetelo a me. E eccoci alla quarta puntata, siamo quasi addirittura d'arrivo. È un puntatone con le domande più pese e stupide dell'universo, visto che, vorrei far presente, questi video sono a cazzo, cioè ci stiamo divertendo. Cioè non è che sono video che io e la gente deve seguire quella di io, perché la gente è fuori testa, cioè sono la mia opinione, quella è vera, però si butta di fuori, cioè, ok, no? Perché mi hanno detto, è così serio te? È serio, sì, perché quella è Dio, no, Paolo, quella è Dio, però, cioè, è nato per fatto risate questa cosa, non la prendete sul serio, come l'altra volta, ma tu hai parlato della scuola, era un po' confuso, ma io mi insegno, mio, cioè, insomma, mio assessore alla cultura, sono una sega, mi viene così, per me era vera la cosa, quindi anche lì, partiamo dalla prima domanda di oggi. Cosa ne penso dei multisala? Che sono la fine del cinema, l'ho anche più o meno detto già, perché per me per il multisala vale un po' il discorso che va e che funziona per i fast food dell'altra volta, cioè al di là del fatto che la realtà è che nel multisala perlomeno il film lo vedi bene solitamente, no, l'audio è buono, però io allora multisala ci sono andato due volte in vita mia, anche lì perché dopo vedere i film per forza allora mi butto anche nel multisala, e ci ho visto Avatar per vederlo in 3D e poi un altro film, un periodo dose. Ci sono alcuni punti che sono negativi del multisala, al di là del fatto che sono roba che non viene aperta per fare solo soldi, cioè non c'è più l'amante del cinema o quello che ha voglia di investire un po' all'antica, compra un cinema e prova com'era quel Chino dei Secca, l'hanno fatto io anche quello, che prova a dire faccio qualcosa di un po' diverso. No, il multisala è prettamente commerciale, che vada bene o non vada bene, per un comunista come me chiaramente è un po' la fine del cinema, perché se l'idea è ci metto 5 sale, devo incassare 5 film commerciali, 5 merde solitamente, no? E poi fanno per gli allocchi e stasera Pasolini 2 euro così per far credere che fanno le cose belle, invece li lo mettono nel culo perché Pasolini dovrebbe essere proiettato gratis e non in multisala che avrebbe probabilmente bruciato se stesso. Quindi per me multisala sono veramente la fine. Cioè alla fine del cinema come lo intendevano io, no? Cioè entri, vai lì, ti guardi i provini, 2 minuti, non ti scegli il posto, mangi il cazzo che vuoi, cioè non ti devi guardare 35 minuti di pubblicità, cioè una logica che era quella del cinema. Ecco, per me il multisala non è più cinema, è già una trasformazione. Non perché ci sono più sale, ma per la gestione dello stesso multisala, cioè sembra di entrare in Transformer 3. Sono tutti olleuffi, l'occhiale a specchio, fanno sì, li facciamo entrare come se stessero per conquistare Marte, quando in realtà si sta entrando a fare in cinema. Quindi a vedere il film. Quindi per me il multisala è tutto quello che non mi piace, cioè posti e te li scelgono, armangiacche devi comprare lì, è proprio l'idiozia che può garbare solo a chi ha sperato da bambino negli anni 90 di vedere quei centri commerciali di merda americani tipo Clerks, no, teori di generazione X, a chi gli piace quella roba lì mi garberà anche il multisala. Io che sono un acerrimo nemico di tutto ciò che è multinazionale, se la multisala è aperta diciamo da un privato che gli piace fa cinema, 3 salette ci fa il cinema, è più o meno come un cinema normale, un più sale. Se la multisala è aperta a Disney, Space, Medusa, Warner, a me mi importa una sega, sono solo soldi, mi interessa assolutamente che ci siano, ti fanno dei, però se apri un multisala c'è 10 film, ma cosa? Che di 10 sale sono tutti lì, 8 c'è il solito film Medusa e 2 soliti film Medusa, quindi non è vero, non è che dice apro il film e ci fanno la rassegna tutte le settimane, c'è una sala che il film dà in lingua originale, per esempio, non è vero, non è che le multisale, io parlo poi di Livorno, sono gestite come vanno gestite, sono gestite come si gestisce un chiosco di chicchi davanti a Luna Park, mi capisci? Tu vuoi dire, guantà e da via, se chicchi li paghi meno e sono tue merda ancora, così, così sono i guari Warner Village, c'hanno film Warner, Medusa, così fanno esclusivamente mercato, cioè molti sala sono messi lì per distruggere il cinema normale e fare soldi, far soldi a chi già che ce l'ha, non far soldi a chi magari vuol tirare su qualcosa di diverso, ma soldi puri, cioè quindi per me il multisala è proprio l'opposto del cinema, proprio anche teoricamente, praticamente è sempre cinema perché li proiettano, ma per me il cinema era proprio l'attesa, le chiacchiere, sai, con quelle strappava biglietti, la bigliettaia che la conosci da 20 anni, invece mi è diventato che cambiano tutti perché fanno dei contratti a tempo determinato 3 mesi in 3 mesi per pagare 200 euro, capito? Non trovi mai poi il solito al bigliettaio, fa bello, ma cambiano fissi e in più gli importa una bella sega perché non è gente che fa il bigliettaio, sta lì perché li garba il proiezionista, no, è semplicemente perché lo pagano, quindi quando un lavoro non lo fai per passione, specialmente artistico, è come apre una libreria e un li garba libri, capito? Qual è il problema del multisala? Non che esistano, ma come sono gestite, poi ci sono le eccezioni, chi le gestisce meglio, ma la media è che per me il multisala potrebbe semplicemente come formazione di cosa esplodere. Ecco, diciamo che a Livorno io ho goduto solo quando è venuto giù il multisala, è venuta giù una parete, va bene, sono andato a vederlo, ma è bella la parete, ecco, ci potevo fare anche un film. Per documentare su multisala e crollano perché li danno Vaini, no? Allora tirano su un multisala a 25 giorni, invece 6 mesi lo fanno, invece il cemento armato su Inga e poi viene giù. Quindi anche quello, cioè come sono fatti questi multisala, insomma è una fregatura, per me è una fregatura. Senza contare che con multisala che hanno portato tutti al digitale, adesso gente come Chino dei
se è così che hanno messo, visto che devi per forza proiettare in digitale, fa chiudere tutte le sale di cinema d'Italia. Perché devo proiettare in digitale se voglio la pellicola? Per far chiudere le ultime 5 cinema buoni rimasti. Secondo me è questo. Il multisala quindi è tutto l'opposto di quello che considero una sala di cinema. Questa la risolvo veramente in 2 minuti. Io sono a favore di tutte e due, nel senso che io sono a favore della scelta sempre, no? Non sono cattolico, quindi per me, quando un essere umano non capisce che una sega nel letto è morto, è clinicamente morto, ma rimane in vita perché gli danno da mangiare, e si sa che è morto, secondo me se lui ha scelto, la famiglia sceglie per staccare la spina, fa bene. Io me la farei staccare subito. L'aborto poi, ancora ragionare nel 2014 se sono a favore o contro, mi pare normale. Cioè, per me un feto è semplicemente un grumo di sangue, a me non me ne frega un cazzo se poi ci viene la vita. Cioè, allora ogni volta che ti fa... Cioè, questi bugiardi, no? Che sono tutti contrari all'aborto, poi vanno a puttane e lo sperma lo spargono sulle buzze della gente, sulle tette o la linea delle fie. E credo che a quel punto siano migliaia di bimbi morti, no? Perché a quel punto gli spermatozoi è un bimbo, ma avete rotto veramente coglioni. L'aborto è una scelta che al 90% va alla donna, anche 99%, poi è chiaro, se c'è un padre di mezzo anche lui ha la sua scelta, ma la donna sceglierà che cazzo vuole fare. Fatevi i cazzi vostri, è molto semplice eutanasia e l'aborto, tutte e due legali, tutte e due la scelta va o a lui o ai familiari, mi pare il minimo. L'aborto va alla donna, chiaramente, e mi pare assurdo parlarne. Cioè, come l'aborto, lei sì o no? Cioè, che ancora non trae l'aborto nel 2014. Fate voi, per me l'eutanasia è una cosa talmente forte che chiaramente è scelta personale, ma uno stato serio, come hanno fatto in Belgio, ai boh, anche bambini, ma se mio figliolo c'ha 3 anni, non capisce più una sega, ci deve veramente andato, al limite mi dai da mangiare col tubo, sai già che anche se per caso fra 20 anni trovassero una cura, lo risveglia in vegetale, non capisce una sega, ma sarà scelta mia decidere oppure no se portare avanti una cosa che non esiste. Sono cazzi mia, per me è sempre così. Poi chiaro, la religione, che è l'oppio dei popoli, fa dire le cazzate alla gente, però anche lì rispetto per chi dice no all'eutanasia. Infatti, se te c'è il figliolo o il babbo o il nonno che a te, anche se lui non vuole, te non vuoi, per me te lo tieni nel letto a sfarinarsi 40 anni, non so come fatti a qui. Cioè, però mi devi dare la scelta a me, mica a te, mica ti obbligo, no, sei malato spingete, capito, so voglio dire. Sarà una scelta personale anche quella, l'aborto non se deve nemmeno discutere, cioè mettere fuori legge l'aborto, boh, è come mettere fuori legge i giacchetti, cioè ognuno sceglie quelle cazzo di fare, no? E se no torniamo a Vera Drake e facciamo degli spilloni l'aborto, ma sta scherzando. Questa è una domanda veramente idiota. L'aborto è il minimo che sia legale e consentito a chi cazzo vuole. L'eutanasia è il minimo in Italia, visto che siamo dominati dal fascio cattolico, che non sia nemmeno, che si metta in dubbio l'aborto e che non sia nemmeno presa in considerazione quasi l'eutanasia. Ecco, è quello il punto. Poi, come ho detto, se uno non è a favore, libero di non farlo. Ma perché la devo stringere a me? I religiosi e la gente che di cuore, come dicono di essere tanto di cuore fai sta una donna come l'Englaro 30 anni a far soffrire i genitori e lei sul lettino e capisce una sega deformata per cosa? Non serve a niente, è morta. Il fatto che sia lì e li batta al cuore non vuol dire niente. C'ha macchinari, stacchi la macchinari, dai più da mangiare, muore. È morta, non è che può dirti bello com'è, è morta. Quando una persona è morta o vicina alla morte, decide lei o chi per lei, a seconda delle scelte, chiaramente. Non è che uno può dire la mia figliola è morta o mi ha detto una sega, io la stempio per l'eutanasia. Non è così, deve avere la prova che si è discusso, oppure si prende la responsabilità del genitore sapendo cosa pensava la figlia. Ma è una cosa personale, quindi non ci rompete i coglioni, è una cosa serissima. Non ci rompete i coglioni. Le scelte personali, le religioni e il proprio pensiero deve stare fuori da una legge, la legge che ha un popolo. E per me il minimo sarebbe che ci fosse una legge a favore, cioè per l'eutanasia, fatta come Dio comanda. In realtà il progetto Superfici 213 siamo io e Giampi, che si sono insieme da 23 anni. E cos'è successo? Si è fatto tutti i tipi di musica, punk, pop, rock, hard rock, heavy metal, tutto. Poi una quindicina di anni ci siamo buttati sull'elettronica, mescolata al punk, roba così. Purtroppo lui ha avuto grossi problemi personali di famiglia, io uguale, è stato un anno un po' una merda. Siccome non abbiamo intenzione di farlo diventare qualcosa che sia diverso da un progetto, cioè non abbiamo intenzione di fare concerti, sfondarsi, ma le rockstar ce ne frega proprio un cazzo. L'idea di questo progetto è quella di fare un disco e regalarlo su internet, uno solo, o se no se lo vuole comprare tipo con 4-5 euro e si spedisce, è già pronto. In realtà siamo noi che non ci sa voglia di fare un cazzo come tutte le cose e ci vuole un casino di tempo. Per il resto c'è in programma di fare un DVD dove suoniamo io, Giampi, Marcello e gli altri componenti di questo progetto, che in realtà siamo in due, ma poi ci girano intorno tutto, faremo delle cose con Aldo, con Sandrone, se poi verrà con Luti e con altra gente, per fare questo DVD registrato in un teatro di Livorno, un live no live, dove non ci sarà pubblico, ma dove registreremo improvvisazioni da 20, un quarto d'ora, 20 minuti su roba elettronica, ognuno con la propria cosa, quindi uscirà anche questa. Quindi il progetto Superficie 113 non è altro che una cosa che esisterà sempre e che è proprio un progetto per noi, non per gli altri. Te ci garba suonare, ci garba sentire le cose che si fanno, cioè non ci interessa che la
ascolti nell'altro. Allora, col fatto che c'ho un minimo di nome, mi rompono talmente i coglioni per sapere questa cosa, che non c'ho problemi a farvelo sentire. Ma so già che è roba o per pochi o che farà cagare, ma non è un problema. Cioè, se si diverte, mi diverto uguale a suonare. Quindi il progetto Superficie 113 è diviso in varie fasi in questo momento. Ora uscirà la prima canzone dove tutti l'andrete a scaricare. Fra un mesetto uscirà il CD che potrete andare a scaricare o comprare. E fra 6 mesi uscirà il DVD da comprare, tranne che un paio di video che metteremo su YouTube, e quindi uno se li vede anche quelli gratuitamente, da comprare per il semplice fatto che ce l'ha pagato il teatro, la registrazione, non perché ci si può fare. Quindi in realtà è un DVD che si venderà a 3-4 euro, cioè no, sa, di merda un 2 ore di musica, quindi se qualcuno lo vuole. Questo è il progetto, cioè fare musica, che cazzo ci interessa noi, senza avere produttori tra le parli, tecnici del suono tra le palle, fonici tra i coglioni, fare esclusivamente quello che ci riesce e che ci viene. Se poi è una merda va bene uguale, però merda nostra, ecco, non merda composta, scritta o prodotta da altri. La merda buona, cioè se si considera che per il 50% dei cosiddetti intenditori di musica il primo di aver detto underground è prodotto male, quindi va benissimo che quando, se mi diranno ma è prodotto male, sono a posto, sono a cavallo. Allora, io sono comunista, quindi a me proprio a livello economico mi infastidisce il fatto che cazzo per i soldi anche il culo si dia via. Non so, cioè se ti piace chiavare con tutti, tromba, ma non chiedi soldi, non so come farti capire in questo senso lì. Quindi per me, quando mi dicono riapri le case, no, non si può legalizzare qualcosa che secondo me è. Non perché sono moralmente contro, ci vado avanti cazzo di fare, ma se dici che ok, ti vende anche il culo, vabbè, allora ok, mi vende anche il rene, legalizziamo anche la possibilità di levarsi il rene e venderlo. Poi è chiaro, non è un problema con le prostitute, non andrebbe arrestata manco una, e manco chi ci va. A meno che non siano prostitute, portatevi picchiate, devi arrestare il pappone e le merde che le sfruttano. La regolarizzazione, tipo farle pagare, no, le tasse, è vero, non c'è, hanno anche ragione, cioè perché fino a oggi c'è, sarebbe mascherà, però che uno Stato, secondo me, dica ok alle puttane, non perché loro, rispetto massimo per chi fa anche per lavoro lì, persone lo fanno amiche, non è quello, è che trovo assurdo che si discuta di legalizzare la prostituzione quando c'è ancora il fumo da legalizzare. Legalizziamo piano piano le cose più importanti, più davvero da soldi. La prostituzione, quanti soldi può portare? Poi non sono in grado nemmeno di parlarne. Io sono contrario all'idea di andare con una e pagarla. Non è che te risolvi il problema mettendole tutte in casa. Ci saranno, ve le stanno per la strada nelle case non legali e faranno le lavagine e ritorna che è uguale a prima, solo è illegale e le tasse non ce le pagherà nessuno, me le pagano ora, perché anche lì che fa controlli, metti la telecamera su una trombata o no, e un gliela fa la fattura, mi ha visitato voglia di anche lì. È tutta una serie di abissi. Ecco, io ancora questa cosa della prostituzione non l'ho ben capita, non capisco chi ci va, ma non capisco nemmeno chi va a picchiare le puttane, cioè questa gente assurda. Cioè è proprio una cosa, la prostituta secondo me ha pari dignità di qualsiasi altro lavoratore. Il problema è che secondo me proprio dalla potta non è proprio un lavoro. Non lo so, è come te di lavoro se fai, batto su gomiti sul tavolino, se ti pagano è un lavoro. Però non è che sia proprio un lavoro che cresci, interessante per la società, fa la puttana, credo. Poi però il pensiero mio, cioè me ne frega un cazzo, poi della prostituzione alla fine, me ne frega un cazzo, mai ci andrò, mai ci andrò, ma beh, mai dire mai, magari arrivo a 70 anni, poi ci vai anche, però mai andato, mai ci andrò per ora, quindi non mi riguarda proprio, se ci volete andare andate, se volete andare non ci andate, ci sono tante donne che si prostituiscono, sono molto meglio di tante donne che vanno a giro con miliardari, che sono ancora più prostitute, perché pigliano macchinoni e basta, gli importa una sega, ma questo vale anche per gli uomini, la prostituzione anche maschile, è un po' assurdo per me, comunque è un mondo proprio che non conosco, quindi non posso dare un giudizio, ma realmente l'accompagno di anche quello per favaini, anche il culo bisogna dare. Però, e d'altra parte, anche quello è corpo, ognuno fa quello che pare, come con le droghe, dicevo l'altra volta, posso mi costringere una a non darla per i favaini, se la vuoi dare, darla. Io fossi al governo non la legalizzo, se la legalizzano non è davvero un problema per me, mi capisci? Non è proprio una cosa che mi riguarda, me ne frega un cazzo. Mi hanno chiesto il Papa, quale? Ci sarebbe da dire, no? Quale? Vabbè, ce ne sta lì, il Papa. Il Papa in genere. Allora, considerando che finalmente la teoria che porta avanti da quando insomma in seconda e terza media, cioè che definisco il Papa come un amministratore generale di una società per azioni che tende a inculare la gente e fregare i soldi attraverso il nome di qualcosa che non esiste, è stata confermata magicamente dalla fuoriuscita di Ratzinger, che ha dato le dimissioni come un amministratore generale di una grande banca. Sono gente pagata per far credere che la Chiesa sia qualcosa di altro che non una società per azioni. Io, come dicevo per la religione, se uno crede in Gesù, è cristiano, è buddista, è ebreo, è musulmano, è shintoista, è indù, a me non me ne frega un cazzo. Io quello dico alla gente, non vi fate fottere dall'istituzione di questa cosa, perché se vi fate fregare dal prete, siete fottuti. Il prete dovrebbe vivere di niente, mangiare erbe amare e pane asimo, perché te devi vivere solo con Dio. Questi lì c'hanno le asse grosse, macchine, puttanoni, bimbetti da inculare. Il Papa cos'è? È come il capo
capomafia, cioè è il capo clan. Quelle dice il Papa è la legge di Dio in terra. Però è stato votato non da Dio, ma da un gruppo di altri simil mafiosi vestiti da ciccioni che 40 anni un lavoro e ne mangiano, trombano e fanno il cazzo di pare a sbaffo nostro, nella nostra paese, con una città di Vaticano che hanno deciso che è lì perché Dio è in Italia. Quindi, boh, non lo so, sto Papa Vic che diano Papa Francesco. Ma ragazzi, Papa, ma anche voi tira, vogliamo ragionare di voi tira. Sentitevi Santiago di Rifino e capita chi è voi tira, l'uomo che andava dalla mano a Pinochet su un barcone. Quindi l'uomo che andava da tutte le dittature del mondo e quando aveva 142 anni è andato da Castro che era il più buono di tutti. Cioè è così, quindi anche Wojtyla, il santo Wojtyla, era una merda, antiomunista pure lui. Ma questo Francesco è il più bello di tutti, perché ci vogliono far credere che sia un santo. Solo perché va a giro la 24 ore lui, un paga 70 portantini. Io capisco che nella della chiesa è strano, ma è normale. Cioè è Dio in terra, è come se Gesù avesse pagato due per portarli dietro, non lo so, il pesce e il pane, ci avesse il portavoce, ma si sta scherzando. Cioè, siccome il Papa è Dio in terra, la sua parola è quella di Dio, un Papa si dovrebbe fare gli meriti cazzi sua sull'economia, su tutto, tranne che sulla parola di Dio. È quello lì, cioè, qui si ragiona sempre, un Papa che dice come questo, i gay divino, che sembra più aperto, ma non è vero, perché poi le leggi vaticane sono le solite. Quindi è inutile il Papa mi dica, no, vabbè, ma i gay non sono un po' così, così stronzi. Non vuol dire nulla, ti devi dire, no, ma i gay sono uomini come noi e loro è amore lo stesso. Punto, Papa, ma che ha ragioni? È inutile, non vi fate abbindola che questo è il Papa buono. L'avete visto che siccome la Chiesa aveva perso l'80% di consensi, era nella merda perché ci avevano messo le foto sì con Hitler, perché c'ha le foto con Hitler. Siamo arati che una faccia stronzo che non se ne vedeva più uno. Ci hanno messo Hitler, per due anni Hitler non ha funzionato, ha fatto ala, mettiamoci, mettici Perón, che è un altro dittatore ma sembra più buono, no Perón? Sembra meno scivolone, la gente, no, però Perón ha fatto anche se buono, non lo metto in dubbio, ma ha fatto 90% di merda, è un po' il Papa di questo, no? Che va di... passa davanti alle camere, oh bimbo, io non ho problemi. Ma parlano tutti così, oh so beo, so stato buono che sembra un po' Paolo Roberto Cotechini. Ecco, mi ricorda il Papa Novo, Alvaro Vitale e Paolo Roberto Cotechini. Questo posso dire del Papa. È meno divertente, è forse più stupido di Paolo Roberto Cotechini, ma nell'insieme diciamo che è il Papa, cioè c'è solo il nome, il Papa. Era un po' vernacoliare, come ti ami? Come si chiama di nome vero questo Papa, vi lo sapete? È Jorg. Sì, è perché Jorg, perché è come ti ricordi che Wojtyla, il grande vernacoliere. Jorg e poi... Abbiamo Wojtyla, detto Papa, noto anche come Giovanni Paolo II. Era splendido. E questo è un po' sì, Jorg, detto Papa, noto anche come Francesco I. Non è vero, è un po'... È il pilot. È capito, quindi per me il Papa è uno e trino, come ciò che dovrebbe presentare. È un amministratore delegato, un pubblicitario incredibile ed è anche la mascotte del suo partito chiesante. Insomma, per me il Papa proprio. Per me l'unica cosa che il Papa dovrebbe fare è andare in Africa nei posti dove muoiono di fame a portare quelle collane di merda e l'ore che c'ha il Vaticano. Vendere tutto e far vedere che la Chiesa è dalla parte della gente povera. No, andà, bacia l'anello, su Nigeria, bacia l'anello, no, io l'anello lo bacio, l'amore di fame, stronzo me ne vo', perché poi i papi e preti fanno tanto il bene nel mondo, sì, alcuni, altri bacia l'anello, no. No, ma io voglio rimanere musulmano, allora rimani 3 metri fuori dalla chiesa mia e dall'ospedalino mio e il bimbo muore di merda, perché io baci l'anello, allora tutti baciano l'anello. Diciamo che l'unica vera chiesa che fa le cose per scopo senza avere alcun interesse è Emergency, questa gente che si fa veramente il culo come dovrebbe fare la chiesa, se fosse davvero una chiesa, invece vi ripeto, è una società per azioni, con dirigenti e amministratori, hanno licenziato l'ultimo, hanno preso questo, invece che di chiamarlo gran figlio di put, lup mannar, come fantozzi lo chiamano Papa. Sulla porta ci sarà Papa, detto anche Francesco I, detto anche pontefice, vedi c'è anche pontefice, poi quanti nomi c'ha, è tipo un supereroe. Ci sarebbero fare un fumetto e un comic movie, The Avengers and the Pope, è un fumetto un po' come la Bibbia e gli altri testi sacri di tutto il mondo, come per me sono più o meno a livelli dei migliori libri di Philip Dick. Questo penso del Papa, sarebbe anche un grande scrittore dell'horror, probabilmente. Io sono nato a Pontedera, Bibbia, in provincia di Pisa, abitavo già a Livorno, ma io sono nato lì perché la mia mamma faceva la capostala a Pisa come infermiera, quindi sono nato lì. I pisani, io ho un rapporto buonissimo con i pisani, me ne frega un cazzo, proprio niente. Mi ci diverto, ti fai vieni, sei pisano, mi posso dire, ma c'ho cugini, amici, non mi interessa proprio, manco sportivamente. Sì, è chiaro, vince e perdi Livorno, se non c'è il derby ti fai due risate, ma per me è proprio una cazzata per divertirsi. Cioè, non capisco chi davvero prende sul serio Aibò al pisano, o Aibò al livornese, o Aibò al fiorentino, cioè per me c'è Aibò è fascista. Vabbè, come per tutti quelli che amano la musica, il concerto a livello visivo di Woodstock è una cosa fenomenale. Hendrix, The Who, tutti, da Janis Joplin, Cocker, c'è stato il mondo, anche 10 Years After che un migarbano un granché, cioè è un concerto fantastico. Ed è anche una cosa storica, vero? Ma è anche la più grande presa del culo che ci hanno mai dato, insomma. Perché io quando avevo dai 13 ai 16 anni mi piaceva molto il movimento hippie, l'idea, no? Fate l'amore o fate la guerra, quella mi garba ancora nel senso pratico. Però mi sono reso conto
sempre più crescendo, che questa gente lo diceva perché poi c'era il BMW, cioè quindi non aveva prospetti e problemi per il futuro. Fate l'amore, andava 10 anni a giro a far cazzo suo, poi c'è il babbo avvocato, ti mette a lavorare, capisci, voglio dire anche lì. Per me è tutto così, sì, che Woodstock, non parliamo di quella del 30° anniversario, sarà dell'anni 90, pare la fecero una Nine Inch Nails, Red Hot Chili Peppers, che quella non è Woodstock, quella è stata anche lì una società per azioni, cioè sul nome Woodstock rifacciamo il concerto qualche decennio dopo, facciamolo pagare stavolta, infatti sono anche smusato, un casino, stavolta è successo una serie amici morti. Woodstock è un grandissimo concerto, indimenticabile epoca storica, perché comunque dava l'idea che ci potesse essere qualcosa di diverso, invece il genere umano come al solito ha confermato che sono solo mode, come tutte le mode finiscono, e diciamo che i residuati delle mode, che erano poi quelli che ci credevano alla fine, sono sempre mal ridotti purtroppo. Quindi Woodstock è un grande concerto, è stato un periodo, quegli anni 60 lì, anche a livello politico in Italia, 60-70, molto forte, però nel bene o nel male ci ha voluto il punk dopo per far capire di tornare con piedi in terra, cioè che il mondo in realtà non è quello immaginario e fate l'amore, cioè se metti un vietnamita metteva un fiore nel fucile dell'americano gli sparava in bocca a lui e tutta la famiglia, cazzo, gli hai fatto i fiori nei cannoni, sì, ma nei cannoni a fumare, perché se li metti nei cannoni ti sparano. Schema un po' troppo pacifisti, non nel senso che non sia, io sono pacifista a bestia, ma un po' troppo a dire no dai c'è il buono in tutto, no, per me chi per mestiere prende un fucile e va a sparare uno è buono, possibile essere buoni e andare in guerra, quindi bisognerebbe essere messi consapevolmente di fronte al fatto che Woodstock è stata una grande utopia, che però che come concerto è grandioso, massimo rispetto per chi ci ha creduto davvero, il peggior anatema per chi invece lo faceva per moda, perché non so se poteva davvero funzionare, ma non ha funzionato perché come al solito è venuto fuori il guadagno. No, porta me a malissimo, ragazzi, madonna. La porta merda. Cazzo, è nero anche. Ma te ne rendi conto? Porta a morto il negozio questa sera. È bellissimo. E porta male, ragazzi. No, Paolo, ma bisogna Dio, come andà, stuzia la fava al diavolo. Dammi le fregarsi, incazzi. Il prossimo, se... Attenzione, è partito. Vabbè, non è che si ruzza, perché a me importa sia poter, no, neanche 16 ombrelli, cioè. Più forte passa. In effetti, però, la vita è una merda, quindi c'è fatto forse. Ma... siamo aperti a questo. Quanti ombrelli hai aperto, Braschi? Nella valla. Più che fie. È come chiedere topo culo, cioè a me basta e lo fai me. Cosa te devo dire? Io sono sempre un fan della pellicola, però mi rendo conto che il Blue Delta, ma l'HD è un'altra cosa. Cioè. Beh, io non lo so. Cioè, girare in pellicola è il sogno di tutti, meglio me e noi, no? Che c'hanno il digitale. Quindi l'idea di no. Apri il panatore di Panavision, co-clonk, ci pianti dentro, chiudi e poi tagli. Poi però ti rendi conto che poi è solo per montarlo, se tagli male è fottuto, sei fottuto. Quindi in realtà io sono per la pellicola, per fare un po' il retromane. Però me ne frega un cazzo. Che basta domande sono? Film. Basta vedere il film. Cioè con l'altra in digitale girato di lusso, capace Transformer è girato un pellicola, è una merda. Non mi interessa il mezzo, ma la funzione che ha. Cazzo me ne frega a me pellicola digitale. È come topo o culo, devi vedere come sei più brava te. Io sono più brava di uno, devi usare il culo. Sei più bravo te con la pellicola digitale, digitale, usare digitale. Cosa cazzo me ne frega? Il culo è fia e passo di fornire. Essendo ateo, convinto, assolutamente non agnostico sulla religione, non metto in dubbio che nell'universo ci possa essere un'altra forma di vita, mi pare il minimo, no? Il fatto che questa venga sul pianeta Terra con l'astronavi e o a colonizzarlo e o a darci la vita mi pare una grande alzata, cioè proprio, cioè che l'alieno sia umanoide è proprio la stronzata più grossa del mondo. Perché noi si vuole, l'essere umano è talmente così poco conscio di essere una pianta, un albero, un cane, un gatto, quindi un animale creato su un pianeta così, messo da nessun dio, che si è evoluto a livello mentale più di altri e quindi si dà certe spiegazioni per sentirsi meglio in questa vita e non capire che muore. Allora dice, allora credo in Dio. L'alieno, perché lo vedi, diciamo così, omocentrico quasi sempre, anche se c'ha gli occhioni, sono due, ha visto le mani, perché secondo te? Perché l'uomo ha bisogno di credere che è comunque la fonte principale dell'universo, quindi io nell'alieno che si evolve tipo l'uomo ci credo quasi per nulla, nelle forme di vita aliena perché no, che vengono sulla terra non ci credo manco morto, cerchi sul grano, cazzate, gente a vento luce, puttanate tutte, proprio puttanate grosso naso. Resta il fatto che uno dei generi che preferisco io nella storia del cinema è quello con gli alieni, preferibilmente, vi prego, violenti e cattivi, cioè a me che arriva telefono a casa, dei telefoni ASA, te lo potevi anche portare il cellularino, te lo potevi anche portare il cellularino e ti, e c'è questa tecnologia, vince in modo per ragionare, devi costruire col telefono di lui, ma quando scendi e ti usa ora, no? Quando il bimbo va via, porta il cellulare, gli hanno dato un cazzo, mi ha mandato bello e nudo.
E poi è più espressivo di Nicolas Cage. Sì, i film coglieriani mi esaltano, anche quelli buoni alla fine, tipo The Host, però ci deve essere sempre un complotto infame, poi se sono stronzi all'alien, la cosa, sì, vabbè, è casa mia. Per me comunque gli unici alieni sono quelli che votano Lega o Silvio, ecco, quelli sono i veri alieni. Attenzione, perché l'invasione degli ultracorpi è la verità, sono tra di noi. Diciamo che veramente per me l'unico alieno è davvero chi pensa, chi è razzista, è fascista, è proprio quello che vuole tirare fuori dall'essere umano il peggio, ecco, quello è l'alieno. L'alieno che viene giù con l'occhione di telefono ASA, cioè se capitavo a me ti lo vendevo, cioè stava una sega di lui e chi era, fatela a pezzi, datemi 4 milioni di euro, ci può firmi. Siamo passati alla ricettina di oggi, che è difficile. Attenzione, questa va seguita perché è una delle preparazioni più difficili del mondo. Ci sono 3-4 ingredienti, non è facile. La dovete andare. Dove fanno la schiaccia buona? Sapete se la schiaccia o no? Cazzi vostri. Compratela perché siete, prendetevi sane. Prendetela un bel pezzo di schiaccia, abbastanza alta, unta e peposa. Quella buona. La fate in strisce di questo tipo. La aprite in due, la riempite con quei 15 kg di prosciutto crudo a fette fine semidolce, vi siete fatti fa, o con due salsiccine crude con lo stracchino. Visto che ci siete, ci potete aggiungere due funghetti e richiudete la schiacciata.